Come prima, andiamo a modificare il nostro script e proviamo a questo punto a realizzare un triangolo equilatero. Come prima, cambiamo il numero delle ripetizioni, che a questo punto sarà 3, e anche qui dovremo andare a cambiare l'angolo di rotazione, che sarà sempre in questo caso supplementare, e quindi non left 90, ma left 120. Proviamo a vedere se funziona. Ci ha disegnato in questo caso un triangolo in questa posizione, poi vedremo più avanti come andare a cambiare la posizione della tartaruga. Proviamo a farlo un po' più grande ancora, e gli diciamo 250. Proviamo, l'ho fatto più grande. Stesso principio di prima, riduciamo la grandezza e diciamo 100, e se cambiamo il numero delle ripetizioni, diciamo 6 e 60, proviamo, ci ha disegnato un esagono. Quindi vedremo successivamente che possiamo con Min Scratch andare a creare una nostra procedura che riutilizzeremo per creare le figure geometriche passando a questa procedura i parametri necessari.